Allora, non me ne vogliono i compagni che mi hanno fatto delle domande più specifiche e più concrete, però il problema che ha posto il compagnuccio De Toni, no? Non è un problema da poco. E non è un problema da poco, soltanto per il fatto che il problema che c'è, secondo me, e poi lo spiego, non è tanto quello di aggiornare l'analisi, ma tanto quello di imparare di nuovo a fare l'analisi. Perché nei 30 anni di buio pesto che ci separano dal, diciamo così, 30 anni di più, 35, che ci separano dalla sconfitta storica della classe operaia, che è stata la famosa 41, 81, diciamo, come dire, possiamo lì segnare l'inizio di un declino. Quello che è stato fatto negli ambiti di auto-organizzazione, organizzazione politica di classe, conflitto di classe, lotta rivoluzione, tutti questi gruppi, gruppi di operai, di lavoratori, gruppi di intellettuali, non hanno fatto altro per 35 anni che cercare di aggiornare le analisi. Perché la classe operaia è diversa, perché, ma perché, e io penso che fondamentalmente questo è uno dei motivi per cui in Italia non si è stati in grado di costruire un cazzo d'alternativo rispetto alle scelte devastanti che ha fatto il Partito Comunista e il Sindacato Confederale. Proprio perché tutti quanti si sono immaginati che un mondo diverso si stava affermando a noi, che chissà quale cazzo di nuova classe sociale doveva, come dire, rimpiazzare la classe operaia che aveva perso qualche anno prima o tanti anni prima, a seconda dei vari esperimenti di riaggiornamento dell'analisi che sono stati fatti, ma di fatto nessuno ha concluso una minchia. Perché fondamentalmente, dal mio punto di vista, sono partiti tutti quanti da un assunto sbagliato. Probabilmente, cioè, si sono fatti distrarre un pochettino le esperienze degli anni 70 e penso che la classe operaia è quella che sta dentro la fabbrica, magari in una fabbrica dove ci lavorano 30.000 persone, come era la Breda, che schiaccia il ferro e fa i cannoni, o fa le macchine, o fa. Invece il problema di fondo è questo, che la classe che confligge naturalmente col padrone, chiaramente poi in fabbrica le contraddizioni sono molto più marcate di quelle che ci possono essere in un'azienda moderna come può essere Google, per esempio, no? Però fondamentalmente, se tu ti dimentichi del fatto che l'operaio è il produttore di plusvalore, salariato dal padrone, per cui se tu ti dimentichi del fatto che qualunque sia il modo in cui tu produci questo plusvalore, che sia acciaccando il ferro, che sia rispondendo a un telefono, che sia stando seduto in un centro commerciale a vendere il telefonino o in piedi a mettere la frutta dentro i banconi, tu comunque dal punto di vista, diciamo, di categoria economica sei un operaio. Per cui qua non si tratta di scoprire, no? Di aggiornare l'analisi da questo punto di vista. Si tratta di aggiornare il modo in cui si costruisce la pratica politica. Ricordandosi che di nuovo, bisogna di nuovo rivolgersi a quelli con cui non ci siamo, a cui non ci siamo rivolti più per 30 anni. Perché i gruppi in Italia si parlavano fra di loro. La discussione politica era tutta basata sull'aggiornamento dell'analisi, per cui quello che diceva Peppino erano delle cazzate e quello che dicevo io invece erano delle gran ficate, ma alla fine quello che stava succedendo dietro le nostre spalle non se ne accorgeva nessuno, che andava tutto a carte 48, perché poi chi invece aveva saldamente in mano le redini e la guida del movimento operaio del nostro paese lo stava buttando al cesso, perché hanno fatto delle scelte, perché quei gruppi di gente hanno scelto di passare dall'altra parte,
che era una cosa che succede normalmente. Quando ci sta la lotta di classe, ci sta la borghesia che c'ha i soldi e ci sta il proletario che c'ha la lira, qualcuno che si vende si trova sempre al miglior offerente. E se non ci sta quel fuoco che li fa correre i dirigenti, dice amico, capito? È normale, cioè nel senso, quando si spegne, poi quelli là, no? È facile, no? Che i gruppi dirigenti facciano delle, se non c'è un movimento alle spalle. Che... Per cui questo è successo fondamentalmente. Quindi si tratta di aggiornare le pratiche, ma non di aggiornarle nel senso che chissà che cazzo di nuovo ci dobbiamo inventare. Si tratta di ritornare nei posti di lavoro, qualunque essi siano, e organizzare la lotta, organizzare il conflitto. Il problema che c'ha il partito, per venire alla domanda che facevi tu, è che questo partito, il Partito di Fondazione Comunista, che c'ha la storia di 20 anni, che io, come dire, ci ho partecipato negli ultimi due, perché fino a 2 anni fa, lungi da me, poi dopo un giorno, quando stiamo a tavola, vi spiego anche per quale motivo sono magari entrato dentro al Partito di Fondazione Comunista, però questo partito qua, per esempio, una linea sindacale non ce l'ha, no? Non ce l'ha. Una linea di classe, come si interviene, non ce l'ha. Quando mi sono iscritto 2 anni fa, una cosa che ho tentato di fare e ancora non ci sono riuscito è fare una mappatura, no, dei nostri iscritti, vedere chi cazzo era iscritto pure al sindacato, chi magari era pure delegato sindacale e che cosa faceva in fabbrica, no? Perché il 99,9% dei compagni che stanno in fabbrica e magari fanno pure i delegati sono pure imboscati. Perché il 99,9%, io ne ho conosciuti un casino, perché la linea sindacale a questi qua gliela dà il sindacato, e siccome il sindacato in fabbrica, io dico fabbrica per quando pari noi negli ultimi anni è quello che è, fondamentalmente fa gli accordi, non organizza il conflitto, fa gli accordi, per cui il ruolo che hanno avuto i nostri compagni nei luoghi di lavoro è stato quello di fare gli accordi, trovare e non di organizzare la lotta di classe, che spontaneamente c'è. Per cui un sacco di iscritti, no, di gente che a vari livelli ha militato, ha fatto in fabbrica, non ha fatto e non fa un beato cazzo. E noi ancora oggi non riusciamo, a Milano per esempio, dove ci sta l'idea di fare una mappatura, di mettere insieme i nostri iscritti, di quelli che stanno in fabbrica, quelli che sono delegati, quelli che sono iscritti al sindacato, di tracciare un minimo di condotta comune dentro al luogo di lavoro e di cominciare a fare in modo che dove sei presente non sei il punto di riferimento degli stronzi, ma sei il punto di riferimento perché sei quello là che organizza, che fa le lotte, che manda a fanculo il capo, che... Capito? Questo è mancato. È questo che manca. Se noi incominciassimo a fare un'altra volta questo, in molti di più dei pochi stronzi che lo facciamo ancora, non staremmo sicuramente in questa situazione. Quindi il partito da questo punto di vista non propone niente, perché questo partito, come dire, aggiornando l'analisi, si è dimenticato che esiste la classe lavoratrice, perché oggi ci sono le moltitudini, ci sono le ammucchiate, ci sono non so che cosa c'è, ha preso una deriva che noi stiamo cercando di, come dire, di interrompere, esclusivamente istituzionale, no? Questa cosa qua, come dire, la dico in termini autocritici, no? Anche se, come dire, responsabilità non poche, è fondamentalmente pensa che si continua a esistere come idea nella misura in cui sei rappresentato in una cazzo di istituzione. Questo lo dicono chiaramente i dirigenti di questo partito, una parte di dirigenti di questo partito, c'è una parte di minoranza che dice avete rotto i coglioni, torniamo a organizzare la lotta nei luoghi di lavoro. Però oggi chi dirige attualmente questo partito, già il governo, pensa che si continua a esistere, che l'idea del comunismo può esistere nella società nella misura in cui stai seduto qua. Perché? Perché gli operai non ci sono più, perché gli operai non lottano, perché gli operai... Ma tu che cazzo fai? Perché questo è il problema. Se i comunisti non incominciano di nuovo a lottare, o almeno tutti i comunisti, perché una parte lo fa e una parte... non se ne è dimenticato, ma una buona parte, da fuori da questa situazione non se ne esce. Situazione sicuramente difficile, che però necessariamente ci avrà una sua
evoluziona. Però ricordiamoci una cosa, nella storia, quando, come dire, le crisi economiche hanno prodotto dei grandi cambiamenti epocali, se non c'è chi organizza i lavoratori e lavoratrici per ripigliarsi il posto di lavoro, c'è chi organizza in termini reazionari. I negri, gli abissini, l'Europa sì o l'Europa no, però da un punto di vista di destra, sì, e succede quello, si hanno delle derive, diciamo così, reazionarie, eccetera, dove fondamentalmente chi paga poi anche le conseguenze. Noi ci abbiamo avuto 20 anni di fascismo. Il problema è però che se noi, come dire, di quel poco che rimane, in Italia di militanza ce n'è tantissimo. Guardate che non è vero, noi dal punto di vista, diciamo così, di gruppi di numero di persone che partecipano a gruppi organizzati, collettivi, associazioni, ci possono, in tutto il resto del mondo occidentale, ci possono, io sono molto cafone spesso, è un modo di dire che non va bene, ci possono, diciamo così, fare un baffo, ecco. Perché ce ne sono. Il problema è che ognuno sta per i cazzi suoi. Per cui il problema che abbiamo oggi è quello. Non sulle chiacchiere, ma su un progetto di rilancio del conflitto nei luoghi di lavoro, rimettere insieme tutti questi. Così si esce. Ne usciremo sicuramente, non lo so, ci proviamo. Concludendo, è possibile strutturare in maniera più adeguata? Allora, noi so, io e altri compagni sono anni che ci stiamo provando. Non è facile. Ora, questa idea che ci è venuta in testa a noi a partire dall'esperienza che abbiamo fatto in fabbrica, attraverso queste iniziative, attraverso anche degli incontri con altri lavoratori, la stiamo un pochettino, diciamo così, facendo circolare. Ora, l'idea che c'è è quella di costruire, perlomeno a livello milanese, nell'arco di un mese e mezzo, no? Anche prima se è possibile, un'assemblea cittadina che lanci, no? Questo comitato, questa lista di lotta a livello, perlomeno, diciamo così, della cintura milanese, no? E cominci a costruire delle iniziative di mobilitazione. È chiaro che se un'esperienza di questo tipo in una città importante come Milano incomincia a mettere le, come dire, gambe e a organizzare, no, settori di lavoratori che si trovano in questa situazione, è facile, diventa facile estendere. Ripeto, in Italia di gruppi organizzati ce n'è una marea. Se ci fosse la volontà di tutti questi di fare insieme questa cosa, ci metteremmo un giorno. Ok? Quindi, incominciamo a Milano. L'idea è fare questa assemblea con l'idea di incominciare a porre in maniera, diciamo così, importante il problema un paio, due, tre settimane prima delle amministrative a Milano, che sono molto sentite, diciamo così, e cercare già lì di estorcere dei risultati. Vi faccio un esempio. A Milano, dopo che verrà eletto il sindaco, che sarà, non sarà soltanto il sindaco della città di Milano, ma sarà anche il sindaco della città metropolitana, quindi, come dire, con il vulnus democratico che crea questa cosa qua, e appena fatta la giunta ridiscuteranno il piano generale del territorio. Quando ridiscuteranno il piano generale del territorio, tutta una serie di aree che oggi sono aree industriali spariranno. Addirittura sarà molto più probabile che ne spariranno molto di più se dovesse vincere il PD che quegli altri, visto come sono messi le braccia. Per cui, no?
Con questo non è un appello ad andare a votare la lista alternativa di sinistra, perché sarebbe, vi direi, una cazzata megagalattica, no? Ma è un appello, come dire, a favorire il fatto che si incomincia a costruire un percorso di questo tipo. Perché se no, come dire, i passi che faranno avanti in questa città, da questo punto di vista, saranno... Una volta, sapete che facevano? Espellevano i proletari dai centri e li mandavano nelle periferie, no? Adesso, nella situazione data, in un villaggio globale multimediale, quello che stanno facendo non li stanno espellendo soltanto dal centro, li stanno proprio espellendo dalle città. Si lavora soltanto da altre parti. Qua nelle città come Milano ci saranno soltanto le sfilate, le... Il terziario. Ok? I sciuri. Cioè, quella è la prospettiva. Per cui, no? Il che significa che ci sarà un tessuto sociale di classe ancora più dissipato nel territorio. Perché il fatto che una volta le fabbriche erano a 30.000, adesso sono a 50, è una soluzione che si è data il padrone appropriata all'organizzazione sindacale. Se ci facciamo ancora più automizzare fuori addirittura dalle città nel territorio, è chiaro che la possibilità di contendere di nuovo il potere sarà una cosa sempre più difficile. Per cui entro un mese e mezzo questa assemblea, invito tutti a lasciare da qualche parte un'email, un numero di telefono per essere contattati quando ci sarà una riunione cittadina. Noi adesso stenderemo un appello per la costruzione di questo percorso che faremo circolare fra tutti i conoscenti e le conoscenti che abbiamo, e vediamo che cosa riusciamo a costruire. Grazie. Allora, intanto faccio girare il foglietto, poi quando andrà via io farei anche due conclusioni rapidissime. Sperare un attimo. Aggiungere. Ma si può lasciare l'indirizzo, il numero. Sì, fagli girare. Mail o telefono. Due aggiunte proprio a punti, secondo me potrebbe essere utili. Potrebbe essere utili come base di riflessione che non sono state dette fino a questo momento. È chiaro che gli episodi raccontati, le storie che personali, politiche che ci hanno raccontato il compagno Tardi, il compagno Murgo, sono due palesi esempi di lotta di classe. Altro termine, altra terminologia che abbiamo dimenticato anche noi stessi, che abbiamo paura quasi di utilizzare, non a caso, perché la sconfitta è anche culturale, proprio introiettata dentro di noi per il timore di riuscire a riconquistare consenso utilizzando dei termini che noi stessi, proprio sbagliando analisi spesso e volentieri, non siamo più in grado di fare. E questa lotta di classe si cala in uno scenario, e qui c'è un errore di fase forse storica che è stato fatto negli ultimi 30 anni, che non è soltanto quello di un paradigma di un ritorno del liberismo, ma un paradigma pienamente imperialista, nel senso non di guerra fondaio o di politica estera di potenza, ma proprio nel fatto che chi comanda spietatamente sono i capitali finanziari, come abbiamo visto. C'è l'Aston che ti dice: vabbè, a me non me ne frega un cazzo di tenere la fabbrica aperta a Milano perché costa troppo. Ah, vi organizzate a livello europeo? Bene, allora me ne vado anche da tutti gli altri stabilimenti, dalla Polonia, dalla Francia, cioè me ne vado in Vietnam, me ne vaffanculo, c'è la rete internazionale, non più. E questo è un problema. Il fatto di aver dimenticato il paradigma dell'imperialismo ci pone di fronte a questo problema anche di proposta politica, perché non si riesce a rimodulare una risposta in termini di classe in una lotta che deve essere sicuramente economico-sindacale, ma sappiamo, cioè, ce l'hanno insegnato Gramsci, Lenin, eccetera, la lotta di classe va fatta a vari livelli,
economica, politica e culturale, giustamente. Politica, che non è solo elettorale, c'ha ragione il compagno Murro, noi, il nostro partito ha questo, ultimamente ha questo problema, soprattutto in alcune zone, più chi meno, che spesso dà importanza preminente, quasi esclusiva, all'ambito elettoralistico. Ma politica è anche in senso ampio, non si può legare l'area, non si può mantenere il concetto della rappresentanza se è legata dalla stessa rappresentanza socio-lavorativa di chi si esclude negli appunti. Grazie. E questa roba qua appunto abbiamo dimenticato di fare. Quindi l'unione fa la forza, certo, l'unione fa la forza, però come si fa? Voglio anche io dare una piccolo abbozzo di suggerimento, di risposta al quesito posto da Vittorio. Anche io vivo in una situazione sociale con i colleghi, nei vari lavori fatti, di schifosi, precari, non ne parliamo. La situazione soprattutto a livello giovanile è un disastro. Gli ultimi dati mi sembra che sono 40-45% di disoccupazione, e la maggior parte poi di chi lavora sono lavori precari, da far schifo. Il punto è che mi è capitato qualche tempo fa di ritrovare uno scritto di Lenin che spiegava proprio bene questa cosa qua. E noi non possiamo pensare di, nella situazione in cui siamo, in cui abbiamo un'organizzazione politica che è la più importante in Italia, e la nostra organizzazione ha 20.000 iscritti ed è la più importante. Quando il PC fino a 15 anni fa c'aveva ancora 1 milione di iscritti, 1,5 milioni, 25, almeno 25. Quindi il PC è morto nel 91. Di più. Sì, scusate, vabbè, mi sono confuso. Allora, ho capito che fossimo nel 2005. No, ma allora è chiaro che se tu non hai massa critica ti guardano con commiserazione e ti dicono: ma sì, ma poi cosa siete in grado di apportare? Come noi stasera, cosa siamo stati in grado di apportare? Poco, oggettivamente poco. E non ti, io penso che non abbia nessunissimo senso oggi nella nostra situazione concentrare esclusivamente la nostra proposta politica né a livello elettorale, ma neanche a livello di tutti i lavoratori, tutta la gente che va al mercato, perché non riusciremo a ottenere un consenso duraturo da quel punto di vista. Cioè, può essere un consenso che magari dura un giorno, una settimana, un mese, un anno, magari un giro di elezioni, e poi che muore nel momento in cui non vede una concretizzazione effettiva di quello che gli era stato detto. E allora quello che bisognerebbe cercare di fare sarebbe puntare non tanto ai lavoratori o alle classi subalterne in generale, o al concetto un po' generico di popolo, quel che è, ma di cercare di unire le avanguardie. Che Lenin diceva questo: prima ci si rivolge a quelli più coscienti, quelli che già hanno un po' di sale in zucca, che magari hanno un po' di cultura politica, possono essere già critici del capitalismo, possono essere sindacalisti, possibilmente non quelli più che fanno, sono sindacalisti solo nominalmente, ecco, diciamo, cerco di essere un po' più eleganti, anche se non se lo meritano. Cioè, bisogna cercare di riuscire a convincere quelli là. Poi sicuramente non limitarsi solo a quello, però primariamente, se tu non riesci a ricreare una certa massa critica a partire da chi la testa già la usa, non riuscirai mai a ricostruire. E quella non è gente che, non tutti sono venduti, cioè è gente che sicuramente va avanti, non vede alternative, sbatte la testa in continuazione, ma poi cambia. Cioè sono quelli che magari negli anni sono passati anche da Rifondazione, hanno sbattuto la testa contro Bertinotti, e poi magari adesso sono passate 5 Stelle, ce ne sono molti compagni, ce ne sono tanti, certo. E quindi la necessità è, sì, ricostruire un'unione che
debba portare la lotta a tutti i livelli che abbiamo detto prima, e questo solo un partito può farlo, un partito comunista, come dovrebbe essere. E io credo che questo partito si possa, si debba ricostruire a partire dalla rifondazione, che comunque rappresenta un patrimonio umano, politico, culturale, di resistenza, che ancora c'è, esiste, e sicuramente però bisogna cambiare tante cose. Bisogna cambiare tante cose, perché sennò è evidente che così com'è in questi anni non ci sono stati progressi significativi. E non ci si può giustificare dicendo ma perché ci oscurano, perché non ci mandano in televisione, perché qui, perché là. No, è normale che questo avvenga, perfettamente normale. L'imperialismo si applica anche a livello mediatico, col fatto che il 95% dei giornali sono controllati da 7 famiglie, 7-8 aziende, banche, industriali. Non parliamo delle televisioni. Bisogna cercare di ricostruire un tessuto militante fatto di acciaio, capaci di resistere a tutte le avversità, cioè mettersi in testa che non si avrà la soluzione alle comunali, non si avrà la soluzione fra 3-4 anni, ma forse tra 20-30. Io sono già nella consapevolezza che la rivoluzione non la vedo mai. Ma questo qua, le conclusioni le facciamo fare più a questo. No, guardate che non è che... No, ma per dire... Il pessimismo della ragione. Scusate, il PC, che comunque c'è chi dice che non è rivoluzionario... Cioè, lo statuto dei lavoratori, per dire, siamo riusciti ad averlo con un PC che comunque era il 25-30%, non era il governo. Poi io, se possibile, andiamo oltre, per carità. Perché l'obiettivo è il socialismo. È un'altra parola che forse non è mai stata nominata ancora tutta la serata. Io ci tengo a ribadirlo almeno una volta, che noi lottiamo per il socialismo. Per l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione. Dopodiché... ripeto, questa fase è un'altra. Sì, io sono linguisticamente vecchio e sono contento di questo. Noi lottiamo per il socialismo, lui no, perché non lo vedrà, lui lotta per qualcosa di prima, no? No, dico solo che al momento quello che dobbiamo metterci in testa è che per fare le battaglie bisogna ricostruire l'esercito, se no non puoi fare battaglie. L'esercito lo ricostruisci anche nelle battaglie, chiaramente, però il processo è dialettico, se vogliamo dire, non è tutto bianco e nero, non c'è una ricetta semplice, però appunto cominciare a riconnettere, questo era l'intento di oggi, a concentrare, a prendere consapevolezza di alcuni fenomeni, sono i primi passi che vanno fatti e aggiornarci costantemente, informarci costantemente, formarci, riformarci su tutta una serie di concetti che appunto spesso abbiamo purtroppo dimenticato. Grande Vasquale! La settimana prossima bissiamo con Murgo, andando anche nel milanese, nel Binaschino, proprio nell'intento di... Abbiamo fatto Milano Nord, adesso facciamo Poi se le vogliamo organizzare altre pagine, nel senso noi stiamo facendo sto giro per costruire questa cosa, se si riescono a organizzare iniziative sì, fosse soltanto con una decina di lavoratori di alcuni territori, non fa niente, non dobbiamo essere 2000, cioè nel senso noi siamo disponibili e... Come lo chiamate? Murgo Tour o Pasquale Tour?